una cappella dedicata allo smarco di San Paolo a Siracusa. Oggi iniziativa liturgica, una cappella dedicata allo sbarco di San Paolo a Siracusa, a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, momento celebrativo con l'inaugurazione della cappella dell'Apostolo delle Genti presso la Basilica Santuario Madonna delle Lacrime. La cappella fa memoria dello sbarco di San Paolo Apostolo a Siracusa, come riferito da San Luca nel libro biblico degli Atti degli Apostoli, al versetto 12 del capitolo 28, Prudammo a Siracusa, dove rimanemmo 3 giorni. Nella cappella, realizzata con il contributo della Pro Tour, presenti anche le foto delle chiese dedicate a San Paolo in Ortigia, a Solarino e a Palazzolo, a testimonianza dei 3 giorni che hanno segnato la permanenza dell'Apostolo delle Genti a Siracusa in Sicilia. Di particolare pregio è la tela, 120 cm per 150, dipinta e regalata al santuario dal maestro Giorgio Orefice, che rappresenta San Paolo, mentre nell'anno 61 d.C., con la spada della parola di Dio e con la croce di Gesù Cristo in mano, sbarca a Siracusa. Sullo sfondo i resti del Tempio di Apollo e alle sue spalle la facciata della chiesa che gli sarà dedicata in Ortigia. Basta guardarla. È San Paolo mentre sbarca al porto Lacchio di Siracusa. Ho voluto rappresentare proprio il momento dell'arrivo, come se scendesse sul porto, proprio come un memorial del fatto che qui sbarcò la cristianità e da qui se ne va per tutto il mondo. Praticamente un atto di espansione, di grandezza. Da quel momento e da Siracusa si espande la civiltà cattolica. Oh.